Buonasera, passiamo a commentare un altro TG di Rai Italia che si vede da qui. Giusto il giorno che andava il Papa decidono di sbarcare di nuovo. Che tempismo! Del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone. Sono bolle, sono nulla, illusione del futile, del provvisorio. Che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Il primo viaggio da Papa è tappa nell'ultima frontiera dell'Italia, dell'Europa, periferia dell'esistenza, dei diritti. Lascia al mare fiori, preghiera per i tanti che hanno perso la vita, 20.000 dall'88, cifra per difetto. Saluta alcuni immigrati, uno gli parla in arabo. Il Papa dice mai più morti in mare, ma speriamo che non vengano neanche a morire a terra. Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Una barca per altare, un pastorale fatto con il legno delle carrette del mare, il calice con un chiodo, la sofferenza di chi ha perso la vita. Il Papa chiede la grazia di piangere sulla nostra indifferenza. Che poi se quelle sono carrette del mare, che sono a volte treni in Italia, barchette della terra. A livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Noi abbiamo visto il mare, abbiamo pianto il mare. Cantava Lucio Dalla. Come profondo il mare, come profondo. Tanti migranti, almeno 20.000, hanno trovato la morte, vittime senza nome dell'indifferenza e di una strage silenziosa e inesorabile che oggi il Santo Padre ha voluto commemorare. Un'immagine insolita, gli uomini della Guardia Costiera mostrano un video al pontefice realizzato dal TG1 la notte dell'8 maggio 2011. Eccolo. Il naufragio più drammatico della storia di quest'isola, un barcone finito sugli scogli, la catena di soccorritori a salvare vite umane. Ma ad oggi l'Ampedusa volta pagina, non più la fine dell'Italia, ma l'inizio. La visita del Papa ha acceso i riflettori su quel cono d'ombra che avvolge l'emergenza immigrazione. È stato un grande onore, sono stati anni difficili, cercheremo di fare del nostro meglio. Il giro tra la folla commossa, a bordo di una campagnola, gli applausi, i cappelli in alto al suo passaggio, i baci ai bambini, 10.000 persone, strette intorno a lui quando arriva nella parrocchia del Vivere. Sono emozionata, è stupendo, meraviglioso, un regalo per tutta l'umanità, grazie. Non ci pesa tanto quello che abbiamo passato, l'abbiamo fatto volentieri. Faremo lo stesso con gli altri che arriveranno. Lo hanno dimostrato anche stamane, l'ennesimo barcone di disperati arriva 2 ore prima del Papa, recuperato a 30 miglia dall'isola. I fantasmi dorati scendono sul molo, ma ancora non sanno di essere arrivati nel centro del mondo in una giornata che entrerà nella storia. Fantasmi dorati, mamma mia, che umorismo macabro che hanno. Francesco è andato nell'estremo lembo dell'Italia, dell'Europa, ha guardato verso il sud, è quasi il suo primo viaggio internazionale e guardando verso il sud ha visto prima di tutto i rifugiati, ha guardato a quelli che sono morti in mare, questo Mediterraneo che è diventato una tomba, ha parlato di globalizzazione dell'indifferenza, è un monito, è un pensiero che deve far riflettere noi europei perché rinasca una nuova coscienza solidale. Io penso che Papa Francesco oggi si è qualificato come un leader della coscienza europea. E per parlare di questa storica visita, ma anche del problema degli immigrati, dell'accoglienza e del loro inserimento, c'è in collegamento il Ministro per l'Integrazione, Cécile Kyenge. Ministro, buonasera. Allora, innanzitutto le chiedo cosa ha provato nel vedere Papa Francesco tra i migranti oggi a Lampedusa? È un'emozione grandissima, proprio un regalo. È un dovere civico aiutarli, povera gente. Però di questi tempi gli si aiuta perché vengano a star male tanto quanto stanno male gli stessi italiani. E quindi alla fine com'è che si gli aiuta?
più vengono e più devono tornare indietro, perché non si possono integrare tutti. Anzi, adesso stanno rimanendo marginali gli stessi italiani. Come non essere indifferenti agli italiani ed anche a questi poveracci che vengono dal mare? Perché adesso gli si dà lavoro a tutti, se manca lavoro, come si può fare? Sussidi? È bene, è giusto, è doveroso difenderli, aiutarli, ma poi che si fa? Dove vanno a finire? Credo che questo messaggio deve riscuotere noi di noi per cominciare a rivedere un attimo anche le nostre posizioni, l'approccio che abbiamo verso un fenomeno migratorio in cui ci richiama alla non globalizzazione, all'indifferenza, quindi a una politica che sappia affrontare l'immigrazione con un'altra ottica, quella dell'accoglienza. E credo che questo sia un segnale molto forte e di questo io le sarò molto, molto grato, perché è stato veramente un aiuto molto forte in un momento così importante. Bene, sì, dell'accoglienza ma soprattutto anche dell'inserimento. Grazie Ministro per essere intervenuta nel nostro telegiornale. E allora, continuiamo. Sul fronte politico si continua a discutere di IMU, il Premier Letta difende Saccomanni dagli attacchi di una parte del PDL, intanto il Ministro Giovannini annuncia la soluzione, arriverà nella legge di stabilità. Marco Frittella. Fanno una legge di stabilità, perché non c'è stabilità, speriamo che sia una legge stabile. Riduzione sulla prima casa e sui capannoni industriali, e il secondo che, vedendo segni di stabilizzazione della crisi, ritiene che la questione IMU andrà trattata. È la crisi che si sta stabilizzando, non il paese. Ah, ecco cosa sono riusciti a fare i politici adesso, che furbi. Non facciamo niente, che tanto la crisi si stabilizza da sola. Ah, vedi, ecco che non avevo capito io com'era la storia, hai capito? Hanno trovato il giro, sono riusciti a far stabilizzare la crisi. Pensa che geni, non è che hanno fatto qualcosa, si è stabilizzata la crisi da sola, adesso continua seria, come dice il paziente, grave ma stabile, stava per morire e adesso continua a stare per morire, anzi sta morendo. Possa accadere. Il Popolo della Libertà sostiene e continuerà a sostenere lealmente il governo e il ministro Saccomanni. Quanta prometta ecco Saccomanni sembra prendersela con Fassina, il suo vice ministro. A difendere il titolare dell'economia non è solo il Partito Democratico, ma anche Scelta Civica. Mauro, ministro della Difesa, parla di convinto appoggio, certo che tutti i nodi verranno sciolti. Del resto anche il leader di Scelta Civica Monti conferma la volontà di contribuire all'attuazione del programma di governo. Ma ancora prima di IMU ed IVA, dice il presidente di Confindustria Squinzi, ci sono interventi più urgenti da fare, che sono il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e il cuneo fiscale del lavoro. E per domani sera è invitato a cena il presidente di Camera e Senato, Francesco Di Maio. Apprezza i primi provvedimenti del governo il presidente di Confindustria, ma chiede meno timidezza e un cambio di passo per far tornare il paese competitivo, poi indica le sue priorità. Ancora prima di IMU e IVA, per noi ci sono due interventi più urgenti, che sono il pagamento dei debiti a pubblica amministrazione. Almeno si è salvato una cena. Sul cuneo fiscale del lavoro. E non tutti possono cenare oggigiorno. E assolutamente essere abbattuto. Quindi fa bene. Di questi temi, delle tante proposte degli industriali, almeno separato una cena. Vertici di Senato e Camera, Grasso e Boldrini, e con i presidenti delle commissioni parlamentari. Una serata inedita, con invito a cena nella foresteria romana di Confindustria in via Veneto. Incontro informale, orientato al dialogo, sottolinea Squinzi, che incalza governo e politica. Io non so perché massoni politici, forse a fine anno avremo industriali, preti, sempre devono dialogare mangiando. Abbiamo toccato il fondo. Di che parleranno? Ha partecipato anche alla seconda giornata. Voglio anch'io essere un politico. Costruttori davanti alla borsa di Milano, piazza affari disseminata di caschetti gialli da lavoratori edili, a rappresentare il vortice burocratico che vessa le aziende di un settore che ha perso. Ecco perché si dicono che i politici sono tutti dei magna magna.
Parlando al Parlamento europeo, il presidente della BCE Mario Draghi ha detto che in Spagna e in Italia c'è stato qualche segnale incoraggiante per il miglioramento della competitività, che però ha fatto pochi progressi nell'Eurozona, mentre sono stati fatti buoni progressi per il consolidamento di bilancio. E torniamo alla giornata di politica interna e riprendiamo dal PD: tempi rapidi per le regole e congresso entro quest'anno. Il segretario appunto del Partito Democratico Epifani segna il percorso sulle primarie, ancora nessuna decisione ma devono essere aperte. Natalia Augias. Congresso entro l'anno, primarie aperte, e giovedì si affronta la questione dei ruoli. Altro che primarie aperte, inciuccio aperto. Così vanno a votare tutti gli altri che voteranno poi per altri partiti. Fanno vincere chi vorrebbero affossare, perché poi vanno a votare per altri e gli stessi del PD non lo votano poi, perché sanno che l'hanno votato in altri. Adesso poi non abbiamo ancora discusso di che cosa vuol dire aperte, per quello che mi riguarda. Ah, loro hanno un'apertura sulle primarie aperte, però sono chiusi sul senso ancora di questo essere aperte le primarie. Si devono dischiudere i significati di queste primarie aperte. Ah, quindi, che hanno detto? Hanno annunciato primarie aperte, ma non sanno che significa primarie aperte. Ah, ecco, che cose intelligenti che si ascoltano nel TG. Primarie aperte sì, però ancora non abbiamo stabilito che significa primarie aperte. Che genio, mamma mia, mi fa paura. Presidente Napolitano a verificare se ci siano i numeri per una maggioranza alternativa. Intanto, ecco, un altro inciuccio di palazzo, un'altra maggioranza alternativa, perché se no Napolitano aveva detto che se ne andava e se crollava il governo. Io voglio vedere se è di parola. Botta e risposta via web tra Beppe Grillo e Pierluigi Bersani sul tema la possibile alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. Roberto Chinferi. Il governo delle cambiamenti, il rapporto con i 5 Stelle, tutto ritorna in tre parole, sono mica matto. Parole pronunciate da Bersani in un comizio a Cremona e riferite ad un'alleanza con Grillo. E lui Grillo le riprende sul suo blog attaccando con ironia. Si trova benissimo al governo con il PDL, non è mica matto, voleva un'alleanza con noi. L'ex segretario del PD non ci sta e mette in rete il suo discorso per intero. Ecco cosa ho detto davvero, Grillo è campione di disinformazione, scrive. Nel video il racconto del tentativo di dare insieme il via ad un governo di cambiamento, alta cosa da un'alleanza con Grillo, quella sì, ma è cercata. Contro replica del comico, Bersani così smentisce se stesso, ma intanto il leader del movimento pensa a Napolitano, prepara l'agenda da presentare mercoledì alla Quirinale dove... Cose da pazzi, ma Marco Travaglio lo sa, io glielo ho già detto in due video, poi lui per mancanza di tempo, anzi in tre video, perché ho fatto anche un hangout. Poi per mancanza di tempo so che non mi può rispondere, ma io gli ho detto, altro che una nave senza capitano, il capitano lo faccio io. Ma ancora attendo sua risposta. C'è un preciso programma definito dal governo e da oggi consultazioni comunque sulle modifiche alla Costituzione. Quello che gli ho trasmesso, le mie idee, le ho caricate su YouTube, il canale Sant'Enchan, se vorreste andare a vederlo. Capito? La convergenza delle forze responsabili, come è avvenuto per l'Expo. Sulle riforme c'è un preciso programma definito dal governo. Il nodo riforme sarà sciolto, dice Napolitano. Saranno sciolti questi nodi? Ma perché si faranno le riforme? O perché si scioglieranno le riforme? Com'è la storia? Lo voglio sapere, lo voglio. Lo voglio sapere, ditemelo. Diversi saggi. Costi saggi ancora. Le magi erano saggi perché nei mesi di maggi si mangiavano i formaggi. I partiti stanno cercando una soluzione, dice un saggio. Ma guarda, è da quando io ero piccolo che i partiti cercano in Italia una soluzione. Ma i partiti non stanno nella soluzione, questo è il problema. Su cui partiti e saggi si dividono. L'idea è di coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. C'è tempo fino a ottobre.
C'è tempo fino a ottobre, ottobre rosso, gente. Il governo conferma il sostegno alla Fiat e il gruppo si impegna ad investire ancora in Italia. Francesca Grimaldi. Infatti ci sono molti investimenti Fiat. Ogni volta che un conduttore di automobili non rispetta rosso c'è un investimento. Capito, no? Ogni volta che qualcuno passa con il rosso fa un investimento di macchina su un pedone magari. I pirati della strada, no? Stanno sempre investendo nella Fiat. Mi ha assicurato sulla piena volontà, insieme a John Elkann, dell'azienda di mantenere in Italia produzione e dunque investimenti. A loro va la piena disponibilità del governo e mia personale a collaborare attivamente. Ho apprezzato la disponibilità annunciata dal ministro, dice l'amministratore delegato di Fiat Chrysler, che conferma la volontà di acquisire dai sindacati americani la quota che porterebbe il